Benvenuti a PCE. Sono Ludger Köckeler e vorrei presentarvi il nostro misuratore di pH e redox modello PCE 228. Il contenuto della spedizione include il dispositivo, l'elettrodo corrispondente che può essere quello di pH o quello di redox, il sensore di temperatura e una scheda SD. Il PCE 228 ci consente di misurare tre parametri, il valore di pH, il valore redox e la temperatura. Si può misurare il valore di pH con una risoluzione di 0,01 pH e una precisione di più o meno 0,02 pH più due cifre, il tutto in un range tra 0 e 14 pH. Il range redox va da meno 1999 fino a più 1999 millivolt. La risoluzione è di 1 millivolt e la precisione di più o meno 0,5% più due cifre. Il campo di misura della temperatura va da 0 a 65 gradi con una risoluzione di 0,1 grado e una precisione di 0,5 gradi. Il misuratore si può calibrare in tre punti. Sono pH 4, pH 7 e pH 10. Sul display si visualizzano sempre due valori. Ora lo metto in funzione. Ci vogliono alcuni secondi. Nella parte inferiore abbiamo la temperatura in gradi centigradi e nella parte superiore il valore pH. Per migliorare la lettura è possibile attivare o disattivare la retroilluminazione. Altre funzioni sono la funzione Hold, i valori massimo e minimo e un data locker che si può attivare manualmente o automaticamente. Per memorizzare i valori è necessaria la scheda SD compresa nel contenuto della spedizione. La scheda si inserisce nella parte inferiore del dispositivo, dove rimane bloccata. Con la scheda possiamo memorizzare i dati. Altri collegamenti li troviamo nella parte laterale del dispositivo, giusto sotto il cappuccio di gomma. C'è un collegamento per l'alimentazione elettrica da 9 volt DC. Poi c'è l'interfaccia RS-232 per il trasferimento dei valori direttamente a un PC. Nella parte superiore troviamo il collegamento per la sonda di temperatura. Appena collegata la sonda di temperatura, avremo una compensazione automatica della temperatura in un range tra 0 e 65 gradi centigradi. Questo viene indicato nella parte inferiore. Se non colleghiamo la sonda di temperatura, allora il dispositivo indica il valore di temperatura imposto manualmente. Il prossimo collegamento è il più importante. Serve a collegare il nostro elettrodo pH o redox. Si tratta di un collegamento BNC che consente il collegamento di qualsiasi elettrodo che abbia un connettore BNG. Ne collegherò uno. Immergiamo l'elettrodo in una soluzione di conservazione e vediamo che indica 3,47. Adesso le faccio vedere come si effettua una misurazione con questo dispositivo. Ci vuole un minimo di preparazione. Utilizzerò il supporto posteriore che ci permetterà di visualizzare i valori. Per prima cosa, tolgo l'elettrodo dalla soluzione di conservazione. Alzo un poco l'O-ring. Faccio scorrere. Lavo con acqua distillata. Faccio scorrere di nuovo. Facciamo un controllo misurando in una soluzione di calibrazione pH 7. A questo scopo si deve immergere la sonda di temperatura per ottenere una compensazione automatica. Come può vedere, la temperatura e il valore pH è quasi 7, cioè 6,99, comunque dentro delle specifiche
per cui non è necessario calibrare. Adesso tolgo l'elettrodo, lo faccio scorrere di nuovo, laviamo di nuovo con acqua distillata e anche in questo caso lascio scorrere. E adesso posso misurare questo campione d'acqua del rubinetto. Facciamo lo stesso? Con la sonda di temperatura per non contaminare il campione. Vediamo che l'acqua del rubinetto ha adesso un valore di 7,69 pH. Tarda un po' nello stabilizzarsi. Aspettiamo. Così abbiamo un valore intorno a pH 7,9. E quindi posso toglierlo di nuovo. Bisogna sciacquare anche in questo caso. Essendo acqua, è già pulito, ma uso lo stesso acqua distillata. Lasciamo scorrere. Adesso abbassiamo l'O-ring e avvitiamo di nuovo il barattolo con la soluzione di conservazione. Così. E con questo abbiamo concluso la misurazione. Per ampliare gli ambiti d'uso, offriamo vari tipi di elettrodi che adesso le presenterò. Oltre al dispositivo con l'elettrodo standard di plastica riempito di gel, offriamo anche vari tipi di elettrodi che possono acquisire con il dispositivo. Qui abbiamo un elettrodo speciale per fanghi e soluzioni simili. Abbiamo qui un elettrodo con una guaina molto sottile. Si può usare per misurare il pH del sangue e di altri campioni con poco liquido. Così si può misurare in un recipiente piccolo. Poi abbiamo un elettrodo in due pezzi. Questo elettrodo ha una lama in acciaio inox. E qui si inserisce l'elettrodo. Questo ci consente di misurare in vari alimenti, come carne, insaccati, eccetera, dove si può inserire l'elettrodo senza nessun problema. Qui abbiamo un elettrodo speciale per pavimenti, terra e terriccio per vasi da fiori. Se la terra è dura, faccio prima un buco nella terra e se è molle, posso inserire direttamente l'elettrodo e misurare il pH. E questo è il nostro elettrodo redox. Si usa per misurare il redox. Anche questo si collega qui sopra al connettore BNC. Accendo di nuovo il dispositivo e adesso possiamo cambiare l'unità per misurare millivolt e misurare il potenziale redox. Troverà le specifiche tecniche e gli accessori del PCE228 nella nostra pagina www.pce-instruments.com.